Elena Cerenzarrilli, carissima amica e ospite d'onore di tutte le sfilate di Roma al Tamor. Ci vediamo dopo la splendida sfilata di Sarli, meravigliosa, e siamo qui per omaggiare una grandissima della moda. Una grandissima della moda e soprattutto una grande donna, una grande imprenditrice che io conosco da anni, e devo dire il suo stile è sempre impeccabile. Lei è una di queen, ospitante della signora Cunha. Sono molto affezionata. Diciamo, a parte che lei è una donna particolare, una donna di una, direi, di una vera grande aristocrazia dell'anno. Infatti la domanda che... è una persona speciale, è una donna buona, e a bontà non se ne parla mai, ma è una qualità secondo me straordinaria. Carissima amica Marisela Federici, per celebrare un grandissimo talento della moda italiana e dell'alta moda italiana della signora Cunha. Una delle poche ormai rimaste in questa città dove la moda viene confusa con tantissime altre cose. Della Curia è veramente una che ha un gusto impeccabile, un senso della vera alta moda. Allora maestro, appena finita una sfilata che è stato un trionfo accolto dall'applauso di una sala assolutamente piena, qual è la prima emozione? La emozione è la consacrazione ed è porre fine a tutti i sacrifici, a tutte le sofferenze, perché c'è stato un lavoro di ricerca, un prodotto di studio, non è stato una semplice sfilata che si prepara un po' di metallo con qualche pietra sopra, ma qui appunto il tema era abbastanza preciso, ovviamente, e poi alcune parti proprio che riguarda Bangkok, Saigon, quindi ho creato degli orecchini con addirittura dei cappelli delle cose di... Passiamo con Mini Carlucci nel backstage della signora Curiel dopo una sfilata che come possiamo descrivere? La definirei piena di ottimismo, perché la ricchezza dei modelli, la bellezza delle stampe, dei ricami, dei gioielli, tutto ispira proprio ottimismo, parla di ripresa, di inizio di una nuova era in cui si possa, la moda possa veramente essere rilanciata, la nostra moda italiana che ha una saturalità, una capacità loro, possa essere lanciata ancora di più di quanto non sia. Questo è eccezionale, tu conosci bene ovviamente Raffaella Curiel, secondo te ha messo molto di sé in questa collezione, particolarmente rispetto agli altri anni o no? Beh, senti, io credo che ogni stilista mette sempre molto di sé, perché poi soprattutto se è una donna immagina cosa potrebbe indossare probabilmente. E c'è molto di Raffaella, ma c'è molto anche di Gigliola, di Sofia, perché c'è anche questa nota frizzante che è tipica di una generazione, Gigliola ovviamente. Questo è stupendo perché fa ovviamente lascia intravedere del futuro della cultura di Roma, che quindi non è finita. Un saluto a tutti i vostri telespettatori. Beh, dato che voi seguite l'alta moda di Roma, io non posso che essere con voi, felice che lo facciate e continuate a farlo. Ciao. Grazie mille Carlucci. Allora, fine sfilata, un capolavoro apprezzato sicuramente da una sala pienissima, Raffaella Curiel, Jacopo Sigali di Scasseroli, parliamo di moda e musica. Moda e musica, ho voluto fare una musica internazionale, per cui da Pink, Beatles, poi abbiamo essendo il titolo della collezione Glamour International, ho voluto dare omaggio a ogni paese con la propria musica. Sappiamo benissimo che la signora Curiel oltretutto è un'intenditrice di musica, viene da una famiglia di musicisti, quindi ci può sicuramente dire quanto la musica è importante in una sfilata di moda. È essenziale perché contribuisce a dare emozione. E questa è la cosa più importante. Qual è il futuro della Maison Curiel? Speriamo che vada bene. Questo sicuramente. Grazie. Allora, siamo qui nel backstage dopo una sfilata che sicuramente ha raccolto un successo, potremmo dire quasi aspettato, con il futuro della casa Curiel. Sì, siamo qua, c'è anche un altro futuro, vediamo, questa sera ci siamo lanciati. Questa è la cosa bella, abbiamo visto un'ispirazione sicuramente all'Oriente, nuova, fresca allo stesso tempo, però con quella via di classicismo che caratterizza comunque la vostra linea. Sì, no, sono sempre cose molto portabili con questi temi, insomma, diciamo che questo tema aiuta un po' sia negli accessori che nelle uscite particolari a essere un filo più caratterizzato. La scelta dei colori invece?
colori, beh, sui colori, soprattutto in questa collezione c'era sicuramente una grande ricerca e vabbè, poi l'Oriente è il colore, quindi era facile. Sono molto molto particolare. Va bene, un saluto ai nostri telespettatori e a tutti quelli che hanno. Grazie, un saluto a tutti voi, grazie mille. Grazie. Buonasera.